Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alle vostre letture del mese. Vi do un paio di novità prima di cominciare, prima di lasciarvi alle vostre letture. Prima di tutto voglio assolutamente ringraziare tutti i miei clienti che mi hanno scritto messaggi, mi hanno mandato email per ringraziarmi perché sono stata utile. Ecco, per me ovviamente la cosa più importante è essere utile. E per me è soprattutto importante, che voi riconosciate che non sto qui per dirvi se torna o non torna come fa la cartomante di turno, ma piuttosto sto qui per darvi un aiuto concreto. Ed è per questo che metto, veramente cerco di mettere a disposizione vostra qualunque tipo di sessione voi mi chiediate, io cerco sempre di mettere a vostra disposizione il massimo di quello che realmente vi può aiutare a crescere, a evolvere, a cambiare, a imparare. E sono contenta che voi lo stiate vedendo e sono contenta che lo apprezzate. Quindi un grazie a tutti quelli che mi hanno scritto messaggi o mandato email. Ma passiamo alle novità. Novità numero uno, il sito internet. In realtà è pronto già da novembre, se non sbaglio, e infatti i miei clienti e i miei studenti lo hanno saputo subito e sono stati i tester del sito. Gli ho detto, ragazzi, andate a vedere per favore, mi dite se c'è qualcosa che non va così, lo aggiusto adesso prima di pubblicizzarlo. Quindi ecco, il sito internet adesso è pronto, potete utilizzare il sito per prenotare sessioni, per vedere che cosa faccio, per vedere di cosa si tratta, non avete più bisogno di mandare un'email alla mia assistente, ad Angela, per chiedere come si svolge una sessione, perché trovate lì tutto, ma non solo, potete anche utilizzarlo per acquistare i videocorsi. Solo l'unica cosa è che potete acquistare tramite sito solo se avete PayPal, perché per il momento l'ho agganciato solamente al pagamento di PayPal. Ma ad ogni modo avete lì tutte le informazioni anche sui videocorsi, quindi se volete conoscere il programma, volete sapere come è svolto un corso, ecco, potete andare a guardare il sito internet www.vocidagliangeli.com. Altra cosa legata al sito internet, se siete stati miei clienti e non lo avete ancora fatto, vi prego lasciatemi un testimonial sul sito. Moltissimi di voi lo hanno fatto già il giorno stesso in cui gliel'ho chiesto, è bellissimo, cioè già i primi testimonial sono arrivati tutti lo stesso giorno, cioè la data sembra finto, sembra che me li sono scritti da sola. Però ecco, chi di voi non mi ha ancora scritto un testimonial, mi fareste intanto un grandissimo favore, ma penso anche che lo fareste agli altri, perché molti magari non mi chiedono una consulenza perché non sanno se possono fidarsi, non sanno, non conoscono la qualità del lavoro che faccio. Quindi ecco, se voi descrivete la vostra esperienza in modo onesto, questo è quello che vi chiedo, di scrivere tutto quello che avete pensato, di scrivere se vi è servita, se non vi è servita, ecco, siate onesti, ma scrivete un testimonial sul sito perché potrebbe essere utilissimo sia a me sia agli altri per sapere se vale la pena oppure no. Seconda novità, il videocorso di magia d'amore, finalmente, finalmente è in promozione. Ragazzi, allora, in questo momento, da questo momento fino alla fine del mese di febbraio, se non sbaglio, credo che avevo deciso come data di fare 3 settimane, 3 settimane, qualche giorno. Ecco, per le prossime 3 settimane, a partire da oggi che sto registrando, che non so che giorno è, comunque fino alla fine di febbraio, avrete la possibilità di acquistare il videocorso di magia d'amore a meno di metà del prezzo, secondo me, perché alla fine lo farò sicuramente più alto di 600-690 euro. Però per adesso, siccome io appunto aggiungo sempre roba mentre faccio i videocorsi, non sono mai contenta, ci sono sempre cose in più, poi magari i miei studenti mi chiedono, dai, metti questa, allora. Per il momento ho deciso di metterlo in promozione a 297 euro, che ragazzi è una cifra veramente ridicola per quello che è, per il tipo di materiale, per la qualità del materiale contenuto e per le informazioni, perché avete veramente dentro tutto quello che vi serve sull'argomento per essere attivi come maghi. Quindi approfittatene adesso. Dopodiché il prezzo sarà fra i 600 e i 690, forse, ma io suppongo che alla fine potrebbe anche essere di più. Però per adesso non lo so, vedrò che cosa aggiungerò, che cosa metterò, quindi poi ne parleremo alla fine, però potete comunque acquistarlo adesso, potete prenderlo in vari modi. Primo modo, il classico, mandate l'email, la mia assistente vi spiega tutto e fate ricarica su PostePay oppure pagate con PayPal e ricevete il link al quale accedere. Altro metodo, potete acquistarlo direttamente dal sito internet, oppure infine c'è nel box qui sotto a questo video, nel box trovate adesso il link dal quale potete comprarlo, sempre utilizzando PayPal. Ecco, diciamo che se avete PayPal a disposizione potete fare tutto da soli, se invece preferite fare un bonifico oppure una ricarica su PostePay, dovete passare tramite la mia assistente che vi manderà lei il link.
Qualcuno ogni volta si lamenta perché non sa dove andare a prendere le cose, perché non ha l'email. Ecco, quelli di voi che non hanno indirizzo email e che finora si sono sempre lamentati perché non sapevano come prendere i miei corsi, come contattarmi, come chiedermi una sessione privata, da questo momento avete anche il numero di telefono a cui potete mandare un messaggio WhatsApp. Quindi il numero di telefono è 338-8191-267. Potete inviare un messaggio WhatsApp, ma questo è proprio il caso d'emergenza. Se non avete email, se non avete PayPal, se non avete altro modo, allora potete contattarmi tramite WhatsApp. Però diciamo che è preferibile che voi utilizziate gli altri mezzi, che sono le email e il sito internet. Una cosa che però potete richiedere solo ed esclusivamente via email, perché non la sto pubblicizzando sul sito internet, è che se volete tutti i corsi di tarocchi, quindi arcani maggiori, arcani minori e tarologia avanzata tutti insieme, rispetto al costo, rispetto al prezzo che trovate sul sito internet, se li prendete tutti insieme avrete uno sconto speciale, mettiamola così. Però questa cosa non l'ho ancora messa sul sito, nella pagina del sito, quindi se siete interessati a prendere tutto il pacchetto con tutti i videocorsi di tarologia dovete mandare email e Angela vi spiegherà tutto. Per adesso ragazzi ho finito e quando adesso vi lascio i vostri video del mese. Quando avete finito di guardare il video potete cliccare sul link che arriva dopo e troverete un video che spiega esattamente di che cosa si tratta del corso di magia d'amore, cioè quindi troverete un video alla fine di questo. Se ci cliccate sopra accedete all'altro video dove spiego di che cosa si tratta, qual è il programma, di che cosa parliamo, in che modo è strutturato, insomma tutto quello che volete sapere sul video corso di magia d'amore lo trovate alla fine di qui. Per adesso io vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio dalla giungla della Costa Rica e vi lascio al vostro video del mese. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura per i single del segno dei pesci. È una lettura generica, quindi... Oh mamma mia, ma che energia c'è ragazzi, ma che sta succedendo, scappa tutto. Ma vi dicevo, è una lettura generica, quindi se non risuona con tutti voi potete guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Eccone un'altra che è scappata. Se invece volete conoscere i prezzi delle letture private o di analisi karmica, life coaching, oppure volete conoscere i programmi dei videocorsi disponibili mentre scappano le carte, potete inviare una mail ad Angela, la mia assistente, a vocidagliangeli@gmail.com e vi darà tutte le informazioni che desiderate. Ma io adesso direi di cominciare a vedere che cosa sta accadendo alla persona con la quale siete coinvolti in qualche modo, perché l'energia è davvero... agitata, un po' pesante direi, e in effetti anche le carte sono un po' pesanti. Innanzitutto stiamo guardando l'energia della persona alla quale o voi siete interessati o che è interessata a voi in questo momento, oppure qualcuno con cui interagirete in questo mese. E in generale abbiamo un 10 di coppe rovesciato, che non è esattamente una bella carta, anzi ragazzi se guardo le carte sono tutte rovesciate, cioè ci sono 5 carte su 5 rovesciate. Questo significa che questa persona non sta passando per niente un bel momento, per niente. 10 di coppe rovesciato significa che in questo momento la persona in questione non è esattamente nell'ottica giusta per parlare di stare insieme e vivere felici e contenti, anzi... Sembra proprio che in questo momento non riesca a considerare l'eventualità di una relazione che funzioni, di una relazione che va bene. E questo in realtà potrebbe essere per diversi, per diversissimi motivi, perché da quello che sto vedendo, per qualcuno di voi si tratta di una persona che caratterialmente ha delle problematiche che dovrebbe risolvere, ma per molti di voi si tratta di qualcuno che invece sta male. Di qualcuno che sta male perché è appena accaduto qualcosa, c'è stata una rottura, c'è stata una difficoltà, c'è stato un evento particolarmente pesante. Comunque, ecco, psicologicamente questa persona in questo momento se la sta davvero passando male e di sicuro pensa a cose diverse che non a stare in relazione o a iniziare una relazione. Ha bisogno di riposare. Ha bisogno di riposare, di riprendersi, di ritrovare la sua centratura, di ritrovare la sua energia, la sua immagine di sé tra l'altro, cioè sembra che questa persona in questo momento sia sfiancata e non abbia più una reale immagine di sé e delle sue
Si vede se stesso male, vede se stesso o se stessa male. È come se avesse dimenticato chi può essere realmente. Quando è come se non riuscisse a vedere il meglio di sé e invece ha proprio bisogno in questo momento di riprendersi e ricominciare a vedere il meglio di sé. Più nello specifico, cosa teme? Abbiamo un diavolo rovesciato, cosa spera? Un quattro di coppe rovesciato. Ma questa persona... mamma mia, che casino, che casino. Per qualcuno questa persona, ve lo dico chiaramente, io non lo so con chi avete a che fare in questo momento, è ovviamente solo per una piccola percentuale di voi quello che sto per dire, ma questa persona per qualcuno ha paura di essere coinvolto in situazioni pericolose, di essere coinvolto in situazioni che potrebbero arrecargli danno, danno veramente serio, un danno serio, non sto parlando di un danno puramente superficiale. Questa persona ha paura del peggio, ha paura di avere a che fare con persone pericolose, e che siate voi, che sia qualcuno legato a voi, o che magari riguardi qualcos'altro nella sua vita, non è chiaro, però questa persona ha paura di cose pericolose, persone pericolose. In alcuni casi questa persona potrebbe aver avuto per esempio esperienze brutte proprio con l'ambito della magia, della stregoneria e potrebbe avere paura di conseguenze di questo tipo, potrebbe avere paura di questo genere di cose. In altri casi invece questa persona può avere frequentato degli ambienti brutti, degli ambienti pesanti o magari voi siete coinvolti in ambienti particolarmente pesanti e questa persona ne ha paura. In alternativa la paura è quella di... La paura è come anche quella di un po' di un complotto, cioè come se più persone fossero in questo momento contro di lui o di lei. Cosa spera? In realtà spera in qualcosa di completamente diverso per se stesso e per il futuro. Spera di trovare delle nuove vie d'uscita da problemi passati, spera di avere delle nuove prospettive, delle nuove alternative e sta anche un po' idealizzando, sta anche un po' idealizzando una eventuale situazione o un'eventuale persona che potrebbe far parte della sua vita, magari sta idealizzando voi, sta pensando che ciò che vorrebbe da voi è un certo tipo di immagine, un certo tipo di persona. Cosa nasconde che sta male? Lo nasconde, sta male, sta vivendo le emozioni in modo molto negativo. Sta affrontando probabilmente una fase, una delle fasi oscure della propria vita. Non riesce a smettere di star male, non riesce a darsi pace per qualcosa che è accaduto. E non riesce più nemmeno a provare emozioni di amore. Piuttosto l'amore, le emozioni positive che questa persona aveva provato in passato, adesso si stanno trasformando in emozioni negative. Che cosa fa? La ruota della fortuna rovesciata sta affrontando gli eventi nel modo migliore possibile, cercando perlomeno di calmare le emozioni più accese, cercando di calmare gli animi, cercando di calmare se stesso, cercando di raffreddare magari una situazione che anche al di fuori, nell'ambiente esterno, si era riscaldata troppo, che era diventata appunto pericolosa. Ma vediamo cosa gli angeli hanno da dire. L'arcangelo Giofiele con la stella. In realtà questa carta parla di guarigione interiore, ovviamente è riferita a voi dei pesci, e parla di guarigione interiore, parla della guarigione alla quale voi state andando incontro. Parla di iniziare a rivivere momenti felici, parla di iniziare a fare progetti positivi e ottimistici per il futuro, possibilmente progetti anche a lungo termine, perché in effetti dal punto di vista psicologico i progetti a lungo termine sono i migliori nei momenti in cui si vuole lasciare andare il passato e andare verso un futuro più bello. Inoltre questa carta vi dice anche che siete sulla strada giusta, quindi comunque state riuscendo a canalizzare la vostra energia, dove serve. E mi auguro che anche questa persona riesca a farlo in un modo o nell'altro, perché adesso sembra,
Sembra troppo in difficoltà. Ad ogni modo, ragazzi, la situazione è un po' delicata, quindi realmente se volete saperne di più e sapere cosa sta accadendo a voi, inviate una mail, Angela vi darà tutte le informazioni per avere una sessione privata, altrimenti ci vediamo alla prossima.